sindaco di Tizi su Facebook. Se entrate a casa mia vi sparo e vi getto nell'umido, e l'opposizione porta il caso in procura. Battaglia in regione sui tagli alla cultura, Moretti, così si uccide anche l'economia. Ciambetti obbligati dalle politiche governo. Conto alla rovescia per il decreto legge sulle coppie di fatto, il senatore Santini invita ad un ultimo sforzo per sciogliere il nodo adozioni. Inaugurata la 500esima fiera di San Valentino a Pozzoleone, si tratta della fiera più antica di tutta la regione. Terminati a Carmignano i lavori di restauro dell'istituto Ugo Foscolo, diventato antisismico e a risparmio energetico. La compagnia teatro dell'ospedale porta in scena Cenerentola e tende una mano ai bimbi in cura alla Città della Speranza. Tradizionale festa di carnevale per i più piccoli del centro giovanile di Bassano, che si trasforma in un castel fiorito. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito finisce in procura e in prefettura l'uscita del sindaco di Tezze sul Brenta, che ha scritto su Facebook l'intenzione di sparare ai ladri che entrano in casa sua. Ma il primo cittadino non indietreggia e rilancia. Tutti i cittadini dicono quello che ho detto io, solo che se lo dice un cittadino non fa nessun riverbero, lo dice un sindaco, allora qualcuno si sveglia. Tu vieni dentro casa mia senza essere invitato per delinquere, ti sparo e chiamo il camion dell'umido. Quello del sindaco Valerio Lago su Facebook non era un messaggio che voleva passare inosservato, e infatti non lo è stato. La consigliera d'opposizione Maria Rita Innocentina, che ha definito la frase del primo cittadino indegna di un rappresentante delle istituzioni, ha interessato del caso sia la procura che la prefettura di Vicenza, ma in municipio non si scompongono. Sindaco, è pentito di quel post? No, assolutamente no. Allora, al di là della metafora provocatoria che ho fatto, la penso esattamente così, ero di finirla, di dare diritti a coloro che entrano nelle case senza essere invitati, entrano per delinquere e secondo me perdono tutti i diritti. Insomma, quella su Facebook, dove tra l'altro il post è stato rimosso, è stata una provocazione perché si arrivi ad una legge chiara sulla legittima difesa. Non a caso Lago ha scritto a commento dell'archiviazione del caso Stacchio: la morte va rispettata qualunque sia la sua origine, attaccano le opposizioni e non potrà mai essere umido per immondizia. Io non ho leso nessun diritto, assolutamente, non c'è diritto, mi hanno dato che ho leso il diritto del morto, quello che è stato ucciso, diciamo, nella questione di Stacchio. Io non ho leso nessun diritto, uno che scende con un Kalashnikov e abbatte una porta con una mazza non ha nessun diritto, insomma, per me. Ed ora ci spostiamo al Teatro Olimpico di Vicenza, da dove è partita la campagna per salvare la cultura dai tagli di finanziamenti previsti dalla nuova legge di bilancio regionale. Quanto vale economicamente la cultura per un territorio che vanta il maggior numero di turisti in Italia? In Veneto il 6,3% del prodotto interno lordo. La cultura, insomma, fa ricca la regione con un giro d'affari che, considerando il valore aggiunto di tutta la filiera, supera gli 8 miliardi di euro. Fuori dal Teatro Olimpico, partendo da queste cifre, è iniziata la campagna del PD e delle liste civiche di centrosinistra per salvare il comparto dai tagli previsti dalla legge di bilancio che approderà in Consiglio regionale la settimana prossima. La cultura è ricchezza per il Veneto, per una regione che ha musei, monumenti, teatri, orchestre. È assolutamente inaccettabile che la legge di bilancio preveda soltanto 4,9 milioni, quando regioni come l'Emilia-Romagna, a noi vicine, investono quasi 30 milioni di euro. Il bilancio 2016 e la denuncia riduce il finanziamento al livello più basso degli ultimi 10 anni, lo 0,04% dell'intero bilancio. Noi vogliamo lanciare un appello non soltanto alle associazioni e alle realtà culturali venete, ma vogliamo fare un appello ai cittadini veneti che difendono la cultura, che difendono il patrimonio culturale di questa regione straordinaria, che è la regione più visitata d'Italia proprio perché ha monumenti, ha strutture straordinarie. La controproposta è raddoppiare le risorse: 10 milioni di euro, 2 euro per abitante. Ogni euro investito in cultura e turismo ne restituisce al territorio 21, ma lo capisce chiunque, perché il commercio, l'artigianato, sicuramente l'industria alberghiera si fondano su questo rapporto. Dunque più soldi per mantenere vivo il comparto della cultura in regione, ma sentiamo come risponde il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti.
La consigliere Moretti dovrebbe ricordarsi che il suo governo ci ha imposto di pagare gli stipendi ai dipendenti provinciali, 41 milioni di euro, che ci hanno costretto a fare tagli su altri capitoli che normalmente la regione finanziava per far fronte a una legge nazionale. È il classico scaricabarile del governo Renzi, di cui la Moretti è interprete, mi pare, assoluta anche nella comunicazione. Purtroppo i tagli nazionali e in particolar modo, ripeto, gli stipendi dei provinciali, 41 milioni di euro, adesso li paga la regione. Le province non sono cancellate, le province ci sono ancora e i dipendenti, il governo ha imposto a noi di pagarli, quindi a poco la Moretti e il PD di parlare di tagli. Purtroppo abbiamo leggi nazionali che ci obbligano a fare certe cose. E a proposito di governo, continua il dibattito sulla legge che regola le coppie di fatto. Secondo il senatore Giorgio Santini, rimane da chiarire il nodo delle adozioni, ma con l'impegno delle parti si arriverà ad una legge soddisfacente. Noi cerchiamo come PD, soprattutto anche una parte del Partito Democratico, di fare ancora uno sforzo perché ci sia da un lato l'approvazione della legge sull'unione civili, perché come sappiamo siamo uno degli ultimi paesi in Europa che arriverà a questa forma di regolazione anche delle coppie omosessuali, ma ci sia anche la possibilità di trovare dei correttivi, in particolare sull'adozione, che noi vorremmo stralciare o vorremmo in qualche maniera limitare solo ai figli già preesistenti, in modo tale che da questa legge non risulti poi quella spaccatura nella maggioranza che ovviamente non è un nostro obiettivo, dobbiamo cercare di evitare. Naturalmente ci sono adesso pochi giorni ancora, da mercoledì si comincerà a votare, quindi cercheremo nelle ultime giornate di trovare una soluzione anche a questo tema. E siamo ora alla cronaca, è stato arrestato a Bassano per rapina, sequestro di persona, porto di arma da fuoco in concorso Claudio Udorovic, milanese di 59 anni senza fissa dimora, nomade e pluripregiudicato. La vicenda risale ancora lo scorso 9 gennaio, vittima una coppia di serbi che si erano incontrati con Udorovic a Grisignano di Zocco per contrattare l'acquisto di materiale edile. I due sotto minaccia di una pistola e dopo essere stati incappucciati erano stati rapinati di circa 8.000 euro in contanti. Ed ora invece voltiamo pagina e la Regione del Veneto, come più volte sostenuto dal Presidente Luca Zaia, punta il rilancio delle nostre montagne e parte proprio dall'Altopiano di Asiago. L'Altopiano e l'Unione Montana, scelti dalla Regione e dal Ministero per un piano strategico di rilancio di un territorio troppo spesso penalizzato dalla sua stessa specificità. Servono deroghe, serve una politica ad hoc, dichiara il Presidente dell'Unione Montana, aspettabile reggenza dei sette comuni, nonché Sindaco di Lusiana, Antonella Corradin. Ci siamo presentati tutti i comuni e ci stiamo lavorando. È un percorso lungo e complicato, i tempi ci vengono dati direttamente dal Ministero. È una strategia che insieme ad una strategia più generale che stiamo cercando di fare, che è proprio una strategia d'area, e cioè individuare delle linee di sviluppo e tutte le possibili fonti di finanziamento per quelle linee di sviluppo, dovrebbe portare a dei buoni risultati. Condizione è che lavoriamo tutti insieme, la forza dell'Altopiano è stare uniti. Ed ora andiamo a Pozzoleone, dove si è inaugurata la Fiera di San Valentino, la fiera più antica del Veneto, compie 500 anni. È stata inaugurata davanti al restaurato oratorio benedettino di San Valentino la 500ª edizione della Fiera Agricola di Pozzoleone. In tanti hanno voluto essere presenti al taglio del nastro di un evento che racchiude un'importanza per un territorio molto più vasto ed esteso di quello di un singolo comune, perché rappresenta l'evoluzione di una comunità attraverso mezzo millennio. Un passaggio di testimone metaforico alle giovani generazioni, vista la presenza dei bambini delle scuole di Pozzoleone. Suggestiva questa prima giornata di festa, la sfilata sino all'antico tempietto. Credo che questo sia l'esempio di come una fiera, anche di un piccolo comune, sia espressione di un intero territorio e sia espressione di una provincia, insomma. E i bambini, piccoli ovviamente, che sono così il domani. I bambini che ci hanno oggi colorato con i coriandoli sono loro il nostro domani, sono loro che hanno studiato quello che è accaduto qui e sono loro che hanno vissuto oggi un momento importante che ricorderanno per tutta la vita.
Regione in prima linea a supportare questa 500ª fiera agricola di San Valentino. Beh, la fiera serve prima di tutto anche per ricordare un passato, come i nostri nonni hanno portato avanti questi territori, ma soprattutto anche per cogliere le sfide del futuro. Sfide che chiedono delle imprese all'avanguardia, pronte a superare ovviamente la concorrenza a livello internazionale, e proprio per questo come regione nel settore agricoltura per i prossimi 6 anni avremo a disposizione 1,2 miliardi proprio a sostegno delle nostre aziende grazie ai fondi comunitari. È un'emozione per il sindaco sentire il rintocco delle campane dell'antico oratorio. L'avevo promesso durante il mio mandato elettorale, forse anche un po' per scherzo, che con i 500 anni avremmo sentito risuonare le campane di San Valentino. Oggi le abbiamo suonate io e i rappresentanti della Regione Veneto affinché questa musica lietasse appunto questi giorni di festa. Teatro e solidarietà con il musical Cenerentola è andato in scena a Remondini di Bassano. Protagonista la compagnia teatro dell'ospedale che ha teso una mano alla città della speranza. Ieri la prima, stasera e domani le repliche. Cenerentola da tutto esaurito, portata in scena dalla compagnia teatro dell'ospedale, torna a calcare il palco del Remondini di Bassano con un musical realizzato da medici, infermieri, personale del San Bassiano diretti da Pasquale Caprioli. Filo conduttore, la scarpetta di cristallo, un sogno che diventa realtà per Cenerentola e che vuole diventare realtà per i tanti bambini curati dalla città della speranza, a cui è devoluto il ricavato delle 3 serate. Il sogno noi lo realizzeremo sicuramente guarendo tutti i bambini di leucemia. Lei ha lanciato un appello forte a tutti, soprattutto gli imprenditori, perché per far ricerca ci vuole davvero il contributo di tutti, senza le solite polemiche legate a politici e Stato. Io invito tutti gli imprenditori a darmi una mano, mettere mano nel portafoglio e a realizzare questo sogno meraviglioso che è quello di poter guarire tutti i bambini. 10.000 euro la cifra raccolta durante le repliche del musical in scena a maggio, e l'obiettivo è replicare. In ogni vostro spettacolo si punta al bene del prossimo. Assolutamente sì, noi in ogni spettacolo siamo un progetto, e quest'anno ci sentivamo in dovere di andare proprio verso questi bambini che sono un pochino meno fortunati. Tanto il divertimento per il pubblico e per la nuova direzione strategica dell'Ulss 3 in prima fila ad applaudire gli attori. Il regista Pasquale Caprioli sul palco veste anche i panni di uno dei topini amici di Cenerentola. Assolutamente sì, anche Gas Gas. Mi sono divertito tantissimo a fare questo personaggio. E oggi si festeggia Sabato Grasso e anche quest'anno al centro giovanile di Bassano, tradizionale appuntamento con il carnevale dei più piccoli. Il centro giovanile di Bassano trasformato nel Castel Fiorito, tradizionale appuntamento del Sabato Grasso, interamente dedicato ai più piccoli che hanno dato libero sfogo assieme ai genitori alla loro fantasia indossando i costumi più originali come vuole Carnevale. Tu sei Biancaneve? I 7 nanetti dove sono? Una topolina! Una topolina, no, un orsetto! Ah, caspiterina! E come si chiama questa topolina? Angelina! Tu invece sei un militare? Sì, sono un militare, mi chiamo Giovanni. Sei veramente cattivissimo o è solo una maschera? È solo una maschera. Sei un indiano, proprio vestito, vedo, con tanto di arco. Sì, me l'ha costruito stamattina mio papà. Giochi di una volta che hanno affascinato le mascherine per un pomeriggio all'insegna del divertimento. Come mai ti sei vestita da sposa? Non avevo altri vestiti che non avevo indossato. Ti piace questa festa? Sì. È la prima volta che venite? No. Da cosa sei vestita oggi? Spagnola. Spagnola. E cos'è questo gioco? Che uno serve mettere qui. Se uno ha troppi perde e uno che ne ha niente vince.
E invece a causa del maltempo previsto per le prossime ore, la Pro Bassano ha annullato le sfilate dei carri allegorici che erano in programma questa sera e domani per le vie cittadine. La manifestazione del carnevale quindi è rinviata al 20 e al 21 febbraio. Ed ora invece parliamo del centenario della Grande Guerra. Da sabato prossimo Rete Veneta vi proporrà una serie di documentari inediti sul primo conflitto mondiale. E intanto questa sera vi raccontiamo un aspetto poco conosciuto della Grande Guerra, le battaglie sul mare Adriatico. Storia del mare Adriatico a 100 anni dalla Grande Guerra, l'ultimo libro di Stefano Rendina. Storie che riguardano molto da vicino quello che è successo nel 15-18, però sul mare. Percorro l'Adriatico da Otranto in senso orario fino a Venezia e poi giù per la Dalmazia fino di nuovo all'Albania. Sono emerse moltissime avventure, moltissime cose, ho trovato delle vecchie foto interessanti dal punto di vista così per gli appassionati, ecco, non dimenticate che i sommergibili sono nati in quella guerra lì, che la cooperazione aviazione marina è nata in quella guerra lì. E qual era la condizione e il livello delle nostre navi e della nostra marina militare durante la Grande Guerra? Il livello era estremamente buono, direi quasi superiore a quello degli austriaci, che avevano però un vantaggio di territorio, nel senso che le loro navi erano nelle isole della Dalmazia, dell'Istria e Dalmazia, che sono porti naturali, difesissimi da soli, senza bisogno di altro. Ci sono pagine tristi, no? E bisogna anche ripercorrere questi luoghi, sapendo che per esempio a Lissa c'è stata una sconfitta che perfino Gabriele D'Annunzio ricordava come una delle pagine più tristi. L'amarissimo Adriatico, nella Prima Guerra Mondiale abbiamo subito dei brutti disastri con perdite di persone, cioè navi silurate, con trasporti truppe silurati, con un sacco di gente che ha perso la vita, in quel modo lì, insomma, certamente va ricordato anche questo, queste vittime vanno ricordate. E la pagina dell'Alta Padovana ci porta a Carmignano di Brent, dove si sono conclusi i lavori di restauro della scuola Ugo Foscolo e per il comune un investimento da 1,5 milioni di euro. Un investimento importante quello del comune di Carmignano di Brenta per l'efficientamento dell'edilizia scolastica, la scuola primaria di secondo grado Ugo Fosco. Le ultime cose sono state fatte in questi giorni, un investimento importante di 1,5 milioni euro per rendere i nostri edifici scolastici, in modo particolare la scuola secondaria di primo grado, efficientata in termini energetici ma anche di sicurezza dei luoghi. Che lavori sono stati condotti nello specifico? Abbiamo rifatto tutti gli impianti elettrici, abbiamo cambiato tutti gli infissi, abbiamo rifatto tutti i servizi sanitari, abbiamo fatto anche un sistema di efficientamento in modo per far sì che ci sia un risparmio concreto per quanto riguarda l'energia termica. Tra l'altro, grazie a questi lavori di restauro, la scuola Ugo Foscolo adesso è antisismica, è un edificio antisismico. Sì, abbiamo completato gli ultimi tasselli che mancavano ai fini di mettere a norma completa l'edificio. In più abbiamo sostanzialmente rifatto l'anello antincendio e anche tutte le impiantistiche che riguardano appunto la sicurezza antincendio ai fini di ottenere il certificato di prevenzione che sia adeguato. Siamo ora allo sport con il calcio e con una doppietta di Misuraca e Pietri Biasi. Gli uomini di Mister Sottili sconfiggono in casa al Mercante il Sud Tirol in una partita seguita da ben 800 spettatori. Una bella vittoria per il Bassano Virtus che sale a 36 punti in classifica. Sabato prossimo, il 13 febbraio, i giallorossi saranno in trasferta a Cuneo. Ora invece siamo alla programmazione. Questa sera l'appuntamento con il cinema di Rete Veneta, quindi a partire dalle 21.05 andrà in onda il film Indovina chi viene a cena con Spencer Tracy, Sidney Poitier e Katharine Hepburn, un film vincitore di 2 premi Oscar. Vi ricordo invece domani alle 9.10 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore alle 10, la Santa Messa in diretta dal Santuario di Madonna della Crocetta di Castello di Godego alle 14.10.
della formazione Nord-Est, 14.30 alla TV di ragazzi e 17.50 non perdete l'appuntamento con Agricoltura Veneta. Ora vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci! Le previsioni per domani. Cielo coperto, probabilità alta di precipitazioni, saranno estese, più frequenti dal pomeriggio e su zone montane e pedemontane, dove saranno maggiormente probabili rovesci ed accumuli anche abbondanti. Quota neve in prevalenza a 900-1200 metri, sulle Dolomiti anche fino a vari fondovalle. Temperature generalmente in calo rispetto a ieri, in pianura nelle valli in aumento di notte.